la Trasporti Pietro Bressano Fanengo e spugna il Palascoppa, un campo difficile, con un netto 3-0, 25-18, 25-22, 28-26. Coach Giorgio Bolzoni: è stata una partita difficile, ma forse Fanengo è una di quelle squadre che è nella pool salvezza, ma per numeri e caratteristiche meritava di essere nell'altra pool. No, intanto vi ringrazio per questa cosa. Sì, siamo partiti un po' male all'inizio del campionato. Infatti nella prima fase abbiamo fatto 5 punti, nella seconda 16, quindi dice che appunto questo probabilmente abbiamo avuto qualche infortunio, l'ingresso della straniera. Va bene, un 3-0, ma non così facile, perché noi sappiamo che questo campo è difficile e sapevamo che loro ci avrebbero provato fino alla fine, come ci hanno fatto, dimostrazione che il terzo set è finito in vantaggio. Quindi... però no, sono 3 punti importanti per noi, perché ci mettono in una buona posizione di classifica, ci mantengono il distacco da quelle che abbiamo dietro, perché alla fine adesso il nostro primo obiettivo è la salvezza. È una grande prestazione di squadra. Ulrike Bridi a me piace sempre perché è troppo brava. È stata brava stasera, è stata molto lucida nei momenti decisivi, sicuramente appoggiata anche, non so, dall'opposto Martinelli, ma anche dai centrali. È chiaro che quando quella sera i giocatori, gli attaccanti girano, per il palleggiatore è sempre abbastanza semplice, però lei è brava, ci sta dando tanto in questo campionato. Come ha visto il Soverato? Il Soverato l'ho visto molto meglio che partite precedenti. Secondo me l'ingresso della straniera deve essere un attimino amalgamato, però credo che sia tra le squadre che possa arrivare alla salvezza comodamente. E un'ultima battuta per i tifosi di Offanengo: una piazza difficile, un piccolo paese, ma un grande cuore e una grande squadra. Siamo fortunati di avere questo gruppo di ragazzi che ci seguono. Purtroppo vengono dal calcio, ma nulla col calcio, quindi sono abituati a un tifo molto più caldo rispetto a quello presente al pallavolo, quindi tante volte vanno un po' fuori le righe, ma non perché è un gruppo che è rissoso, ma solo, però sono bravi perché ci hanno seguito in tutta la trasferta. Questa è la prima volta che non vengono, ma perché per motivi logistici è stato un po' complesso organizzarlo all'ultimo momento. Un gradito ritorno a Soverato, la ricordiamo come ottima giocatrice, l'abbiamo trovata come ottima giocatrice Sara Taillé. Quando batteva Sara Taillé, il Soverato era in difficoltà. Intanto grazie per i complimenti. Oggi abbiamo cercato subito di aggredire la squadra avversaria con la battuta, perché era un fondamentale di cui dovevamo tirar fuori qualcosa di positivo, e penso si sia creata tante buone cose. Abbiamo visto una bella squadra, e quindi la domanda che ci poniamo: che ci fate nella pool salvezza? Abbiamo iniziato il campionato con un po' di alti e bassi, e forse anche il lavoro che facevamo non si vedeva e non riuscivamo a riportarlo in campo. Abbiamo preso più coraggio e più consapevolezza di noi stesse in tutto il girone di ritorno, e purtroppo quando si arriva agli sgoccioli è così, però siamo comunque contenti del nostro percorso e di quello che stiamo facendo. Che Silvia Romanin fosse bravissima lo sapevo, e lo sta dimostrando sul campo da tante partite. Che fosse attaccata col cuore a Soverato lo sta dimostrando oggi con qualche lacrima. Una sconfitta amara, ma voi ci siete. Sì, abbiamo perso un po' di lucidità in alcuni momenti, soprattutto in battuta non siamo state molto, molto lucide. Mancata un po' di correlazione muro-difesa, abbiamo un po' mollato verso la fine dei vari set, siamo sempre state attaccate e verso la fine mollavamo. Torneremo in palestra martedì e torneremo a lavorare molto per comunque giocarci la salvezza, perché comunque ci teniamo e stiamo lottando per questo. E lo meritate, lo state dimostrando col cuore. C'è uno slogan nel calcio che dice fino alla fine. Sì, fino alla fine noi non molliamo, continuiamo a lavorare, da martedì torniamo sotto e torniamo a giocarci la salvezza, perché ce la meritiamo. Però una stagione importante per Silvia Romanin, sei cresciuta in maniera esponenziale, questo lo vediamo domenica partita dopo partita. Sì, sono molto contenta e mi sto impegnando un sacco, e ho sempre creduto che comunque il lavoro ripaga, e continuo a impegnarmi un sacco per continuare a dimostrarlo ogni giorno. Un 3-0 fa male, ma coach Guidetti, oggi si è visto a sprazzi il solito Soverato che conosciamo e che apprezziamo, poi forse qualche momento di buio. Ma sicuramente bisogna anche essere molto obiettivi. Nei momenti decisivi non siamo stati lucidi quanto loro lo sono stati. È chiaro che noi occupiamo due posizioni in classifica molto diverse, nel senso che essere lucidi quando hai circa 30 punti è un po' più facile che essere lucidi quando ne hai 19 nel rank.
però devo dire che la pallavolo è una guerra e la battaglia principale è quella di battuta e ricezione, e noi su battuta e ricezione siamo stati decisamente inferiori a quello che hanno fatto loro. Comunque in questo rally che è la Pool Salvezza riteniamo che Soverato possa dire la sua, perché ha vinto anche in trasferta e col cuore e con la grinta si può fare molto. No, sicuramente non sono i tre punti che dovevamo assolutamente prendere a tutti i costi. Dispiace perché obiettivamente questa forchetta che teoricamente c'è in classifica non l'ho percepita così tanto in campo. Secondo me potevamo fare qualche cosa di più e dobbiamo lavorare. Adesso approfittiamo della pausa della prossima settimana e ci lavoriamo sopra per bene, perché le prossime due per noi sono due occasioni da prendere assolutamente. Anche perché Joanna Alcantara ci è sembrata forte, ma ancora non perfettamente inserita. No, assolutamente sì, lei viene da un periodo di inattività, ha fatto tanto fitness, tanta palestra, però ha bisogno di fare della pallavolo e ha bisogno di farla con noi. E allora noi, nel ringraziarla per la disponibilità, diciamo oggi era una tu, come si dice a bridge, se si vinceva era meglio, ma forse la sconfitta è un pochino indolore. Ci tiene coi piedi ben piantati a terra, venire da tre vittorie consecutive forse ci ha dato un senso di sicurezza eccessivo, questa è la pura retrocessione, dobbiamo stare coi piedi ben saldi a terra.